Mettilo in evidenza, Tommy merda. Guarda quanto è merda. Non servono, dai. Non si sente, sei muto, muto sei. Calma, stai calma, calma. Molto bene, molto bene. Stavo dicendo, Ultra Pop Festival, siamo già fusi completamente. Ultra Nerd, segmento quotidiano che vi informa sui panel della giornata e vi percuote con una stupidera violentissima per almeno un'oretta, dalle 3 alle 4 tutti quanti i giorni, dal lunedì alla domenica, quando finalmente finirà l'Ultra Pop Festival. Ci siamo quasi, oggi è venerdì. Comincio ad essere davvero provato e quindi non faremo mai più questa cosa, no, non è vero, speriamo di rifarla anche il prossimo anno assolutamente e spero che vi stia piacendo, so che vi sta piacendo, oggi abbiamo tirato fuori un po' di numeri, ho visto il reparto social che ha tirato fuori un po' di numeri, però non è ancora il momento, non è ancora il momento di fare i super fighi, lo potremo forse, spero, fare domenica sera o lunedì mattina. Comunque, oggi insieme a me, come al solito, le mie due donne preferite di questo festival abbiamo. Sì, ci saremo anche Valentina. Pensavo che mettevi Simone, tra l'altro, ero convinta che mettevi gli uomini. Era, Ci l'avevi stavo, ci servita, era stavo. per. In effetti, via, via, Gabriella, via, scusa, niente, niente. La mia donna preferita oggi in rosa, solo per me. Ciao, Simone. Assolutamente sì, il rosa solamente per Antonio. Soltanto sarà stato l'unico ad avere la maglietta d'Ultra Pop, credo. Dai, Io dai. l'ho già detto, purtroppo ho una M, se me la metto sembro Pantani, Meglio, sembro un meglio, meglio, ciclista. meglio, Anto, meglio. No, non, per niente, per niente. Poi abbiamo Silvia, ciao Silvia, Ciao, benvenuta anche ciao a a te. tutti, Dai, buon è carica, pomeriggio, carica, carichissima. carica. Poi dopo abbiamo Roby, abbiamo anche oggi Roby. Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo, ciao Roby. Ciao a Roby, tutti. Guarda come inizia a scattare. Robby 8 bit come al solito, fammi immagine di Robby. Cioè, ma come si fa? Era un segno di pace, Era così, faceva sempre il segno uguale. di. È sempre molto divertente comunque da Robby. Io ti invito a farlo No, comunque a bloccato prescindere come ogni giusto. volta. E poi basta, non mi sembra che ci sia nessun altro di interessante oggi. Incubo. È un incubo. È un Ecco, classico no. C'è anche incubo. È Gabriella, un va incubo. bene, anche Ciao oggi. giovani, Un ciao incubo senza belli. fine. Un incubo senza fine. Il tuo Borani è incredibile. La Allora, Gabriella poi ha una luce gialla o mi sbaglio? È diversa dal solito? Oggi, no, secondo me sono gli occhiali che oggi ho messo un'altra montatura. No, forse può essere. Ho Ecco. messo un po' le luci a cazzo di cane. Può essere pure questo, Silvia. È molto probabile. Robby Bot, vedo già i soliti commenti intelligenti dei nostri utenti. Smart, Vuttana Ora Elanor. meglio, vero? Cioè, Ok. sei già diventato Elanor per tutti, Robby, Esatto, forever, sei forever. Eleanor. Molto bene. Anche lei è in rosa, non mi ricordo, cioè non so a cosa ti riferissi, Robby Bot, quasi seri, come no? Proprio siamo serissimi oggi, Quasi. proprio. Belli fresh, proprio così, Oh, una proprio meraviglia.
Allora, vediamo poi, iniziamo come al solito guardando i panel di oggi, che mi sembrano come al solito molto interessanti. Allora, aspetta che aggiungo. Allora, oggi parto subito io, infatti dovrò incastrarmi un po', adesso vediamo, cioè non accoglierò io i miei ospiti, li accoglierà Simone dalla regia, perché partiamo subito alle 4 con i nuovi, tra grandissime virgolette, poi spiegherò perché, youtuber tech italiani. Ha forse un problema 8, devo capire se ha effettivamente un problema o no, è disperso in giro per le 5 terre, mi deve far sapere se riesce a collegarsi con il cellulare oppure no. In ogni caso, Riccardo e Emanuele super confermati, sarà molto interessante ragazzi, se vi interessa ovviamente tutto il mondo YouTube, racconteremo un po' la loro storia, sono tanti anni che sono già su... relativamente tanti anni che sono già su YouTube e hanno avuto un buon successo in maniera, e questo mi piace molto, in maniera molto diversa uno dall'altro. Tra Riccardo Palombo e Manuel Agostini c'è veramente tantissima differenza, però sarà comunque interessante appunto discuterne insieme e scoprire un po' la loro storia, i problemi che hanno affrontato, le eventuali sinergie, le tattiche, insomma è tutto quello che gira attorno un po' al mondo di YouTube lato tech a un certo livello, insomma Manuel è uno che ha 150.000 iscritti ed è partito 3-4 anni fa, per cui sicuramente ha tanta roba da raccontare. Otto uguale praticamente, Riccardo invece è uno che è ripartito completamente da un anno e mezzo con strategie assolutamente nuove e diverse dagli altri influencer. So che non vogliono che li chiami né influencer né youtuber, forse creator li posso chiamare, adesso scopriremo come posso chiamarli. Comunque sarà interessante, rimanete con noi anche alle 4 perché sarà molto figo, secondo me, spero che lo sarà. Poi dopo abbiamo Giovanni, che non è qui con noi perché in questo momento ha un panel su Movie Player, che comunque fa un gran bel panel da noi alle 5, fenomeno UFO, roba da flame totale, esatto, questo qui farà molto ridere perché c'è sia gente del CICAP, sia ufologi, no? Esperti di ufologia, no? Cacciatori di UFO, no? Sarà molto divertente, molto divertente. Maurizio Verga, Adriano Forgione, Giuseppe Stilo, divertente, ma a parte gli scherzi, anche sicuramente molto interessante. Dalle 5 alle 6, vero, anch'io questo qui me lo guardo di brutto. Mi metto uno pseudonimo e vado a fare il troll, te lo dico. Va bene, bravissimo. Trollate tutti, moderatori sempre pronti, però qui c'è trollaggio libero inevitabile su questo panel. Dalle 5 alle 6 ve lo ricordo ancora. Poi c'è il panel di Silvia, altro panel scientifico, il tuo terzo panel scientifico di questo festival, se non ricordo male, Iron Cub, con Daniele Pucci. Di cosa parlate, Silvia? Allora, Daniele Pucci è responsabile di una linea di ricerca dell'IT ed è pioniere nel campo della ricerca di far volare robot umanoidi. Se poi è un trollone come te, i Tommy, e che vuol mandare un robot umanoide a far finta di essere un UFO e quindi a prendere in giro anche gli ufologi, non lo so. Comunque il fatto sta che lui farà vedere che cosa sta facendo, e veramente avremo anche dei video e insomma credo che sia super 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 interessante, oppure come dici te, molto molto bello. Cos'è l'IT? Allora, l'IT è l'Istituto Italiano di Tecnologia, è un, diciamo, un istituto di ricerca che è nato ormai una decina d'anni fa, o di più, forse di più, una sede di questa è a Genova, Daniele Pucci è proprio a Genova, anche se genovese lui non è. Okay. E niente, robot umanoidi, perché far volare robot? Perché umanoidi, perché possono aiutarci per esempio in situazioni calamità naturali, terremoti, alluvioni, scenari catastrofici, oppure in incidenti nucleari dove non c'è un'accessibilità sicura per gli uomini, ma sì, mi ricordo che avevano già usato qualcosa di simile a Fukushima, no? Sì. Per entrare, per avvicinarsi al nocciolo e bla bla bla. E comunque circa mi sembra, se non ricordo male, l'anno scorso, forse poco prima, insomma in primavera dell'anno scorso, stanno anche sviluppando sistemi per far volare gli uomini. Hanno fatto una dimostrazione nel cortile dell'IT di un uomo con una tuta che si è messa a volare, veramente pazzesco.
Penso che, almeno Daniele mi ha detto che ci mostrerà dei video, io non ho ancora visto niente, anche per me è un po' una sorpresa, perché Figo. Tra l'altro Daniele è super super impegnato e quindi è difficile parlare con lui, e devo dire che siamo stati anche fortunati perché non è facile intercettarlo per un talk. È sempre in volo. Okay. Ottimo, sempre in volo e sta e gestisce la sua società di stasera di cazzo uno sì esatto mi stava già per partire la stupidera, sono già fritto, non abbiamo neanche iniziato, sono le 3:09 siamo già a metà panel, abbiamo già fatto ben 9 minuti, abbiamo privatizzato la pace nel mondo, esattamente. Un robot in volo può aiutare i Tommy a scendere dal lampadario di Bowie, esatto. Comunque una volta che hai un robot umanoide volante puoi farlo comprare a di Tommy per metterlo nello studio. Esatto, è l'unico utilizzo. È l'unico utilizzo buono. Dopo magari mi inserisco, glielo dico a Daniele. Mantamene uno. Che non perda tempo, che ci invii immediatamente un robot umanoide che ci serve in studio per presentare il prossimo Ultra Pop Festival. Poi esatto, Meltime, assolutamente Meltime. Sarebbe però una bella cassa di legno gigante dall'Istituto Italiano di Tecnologia che arriva, sai, io apro e dentro c'è il robot umanoide che mi spara e muoio, così, live. Non muovetevi. Sarebbe un incautissimo acquisto, proprio incautissimo. Esattamente. Potremmo fare tipo un video virale, quelle robe tipo che vengo perforato dai proiettili. La morte di Antonio, esatto. Sarebbe divertente. Subito dopo, alle 7, parliamo di Ghost of Tsushima con Simone, che è qui, e anche Mario, che dovrebbe arrivare. Mi sa che sono un po' corto, gli avevo detto di venire alle 3:15. Non so Mario se ci stai guardando, ma puoi venire anche prima. Scusa, ho fatto troppo in fretta. Comunque, facciamo così, Simo, rimane in sospeso questo panel, andiamo avanti. Okay. Aspettiamo Mario, ho sbagliato io qui. Dalle 8 invece... C'è il panel con gli YouTubers. Loro si fanno chiamare YouTubers, Gabri, o vogliono che li chiami creators? Ma sai che non gliel'ho mai chiesto effettivamente, no? Ma lo sanno di essere degli YouTubers, alla fine usano... Oddio, Victor usa molto anche Twitch, in realtà. Beh, ma sono... Victor e Matioski sono tutti Instagram cinematografici, tra l'altro. E Violetta comunque lavora molto nell'ambito cinematografico, perciò, ma se gli YouTubers va bene, credo di sì. Poi glielo chiedo, in serata glielo chiedo. Comunque, binge watching versus rilascio settimanale, argomento caldissimo, anche qui sono molto volano, curioso. Volano le mani. Io sono molto indecisa su questo panel, se fare effettivamente la moderatrice o se buttarmi nella mischia. Perché non ho capito tanto... chi ti fa chi. Tu lo sai? Lo scopriremo, no? Te l'avevo chiesto anche, esatto, niente. Sì, lo scopriamo. Però sono abbastanza, siamo sicuri che ci saranno comunque, sicuramente almeno un bastian contrario c'è, indubbiamente almeno non uno c'è fra Non c'è il rischio che siete tutti della stessa parte. Forse il discorso che ha detto Antonio secondo me la questione è che tutto il mondo tifa per il binge watching perché sono quelli che guardano, e tutta l'industria invece tifa per il rilascio settimanale perché è il modo sensato di... È l'unico modo di farlo sensatamente. Comunque sarà molto interessante anche il dibattito con la chat, cioè uno di quei panel dove in realtà si chiacchiera alla grande e si discute con la chat, quindi il flame potrebbe arrivare anche dalla chat e sarà bello anche, insomma, contestualizzare e contestare quello che la chat dice, sempre in modo civile, cortesemente, se no col cazzo che vi leggo, così in modo molto elegante. Fate flame ragazzi. Sì, ci fanno notare che sono gli stessi discorsi che abbiamo fatto lunedì, ma questo vabbè, normale, la chat pirata tutto. Sì, no, sarà, non lo so, adesso me lo guardo volentieri. Se vi ritrovate tutti quanti a tifare per binge watching, mi inserisco io a rompere i coglioni. Bravo, esatto. Poi, sera, siamo già al serale. Oggi
Sì, perché ho saltato un pane, ok, sono veramente cotto. Siamo già a Cerale e dopo parliamo anche di Ghost of Tsushima. Guardavo se è arrivato Mario, no. Scrivi un messaggino a Mario, sì, mentre io parlo, sì, e continuo a far finta di niente. Il Cerale di oggi è Licia Trovisi, quindi lei protagonista, diciamo, attaccata, gangbang, con Gabriella, Giuseppe e Umberto. Umberto. Che tra l'altro Umberto mi ha appena scritto un messaggio, non so come interpretarlo, se in modo serio, quindi gli si sta aprendo un mondo, o se in modo invece se mi sta perculando. Sta leggendo i libri. Umbo è sempre particolare, no, si sta documentando molto molto di più ed è incredibilmente estasiato e sorpreso, però non capisco se mi stava perculando oppure no. Ho già detto a Umbo che lo caccio, cioè stasera lo caccio. Ti hai detto proprio così, sono estasiato dei libri, aspetta, di Licia. Allora guarda, secondo me lo posso lei, no, ha detto, diciamo, che è una gran figa, è fighissima, perché indubbiamente ora è vero, tanti conoscono Licia Troisi per la sua carriera da scrittrice nel mondo fantasy, ma la Troisi in realtà ha le spalle degli studi con dei controcoglioni, è un'astrofisica, poi alla fine ha fatto anche il dottorato di ricerca, ha fatto una carriera accademica di tutto rispetto, oltre al fatto che è una figura nella cultura pop molto molto interessante, quindi... perciò ma leggi il messaggio che sono curioso. Leggiamo il messaggio, infatti gli ho proprio scritto: Umbo, non so se mi stai percolando oppure no, non so se poi mi ha risposto. Nel frattempo è arrivato anche Mario, adesso Mario ti aggiungo, molto bene. No, ma secondo me mi sta percolando, perché mi ha scritto questo panel sarà una bomba. Sto scoprendo adesso un sacco di cose, quindi secondo me può essere che perculi anche un po'. ok, molto bene, questo è l'ultimo panel di oggi, ma ritorniamo indietro, rewind, alle 7, vi ricordo che c'è questo bel panel, ci sarà molto da dire, aggiungo anche Mario, welcome Mario Petillo, eccoti qua, sei un po' piccolino. Ciao Mario. Così sei grande. Ciao Mario. Ciao. Molto bene. Ciao. Allora, stavamo guardando, rimetto un attimo questa cosa qui così ce la leggiamo. Nel suo giorno di lancio, esatto, oggi è il giorno di lancio di Ghost of Tsushima, o Tsushima, direi Tsushima. Tsushima, dici? No, ma sono abbastanza ambivalenti, perché in giapponese gli accenti li potete mettere un po' dove volete. Vabbè, l'importante è non metterlo sull'ultima sillaba e non fare Tsushima. Perché non quelli sono i francesi. Esatto. Quelli sono i francesi. Ciao Gabri. Guarda che mette la sua Collector Edition, Gabriella, guardala. Che cosa? Che... Ah, l'hai già aperta, aspetta, stai buona, che la apro io dopo. L'ha mandata Sony. L'apro. No, ma non è una Collector's Edition. Non dire cosa c'è dentro, stai buona, no, ce l'ho qua, cazzo. Adesso l'apriamo. E no, volevo leggere... Come è andata la recensione, esatto. Come si apre. Stai buona, non la far vedere, che adesso la tiro fuori io. Non la faccio vedere, non ti preoccupare, che Twitch ci banna se la faccio vedere. Non la fare vedere, che adesso lo tiro fuori io, ho detto. Ok? Allora, aspetta. I bambini di 7 anni. Silvia è sconvolta veramente da quanto siamo stupidi, secondo me. Allora, i tuoi figli fanno così, Silvia? Secondo me no. Secondo me sono più maturi. Beh, al mare mia figlia fa pubblicità a suo fratello, devo dire, che dice delle cose da dentro mentre sta dentro la doccia che li lava. Dico, smettila che poi... Intanto faccio notare a tutti quanto spacchiamo il culo oggi per l'uscita di Ghost of Tsushima. Bravo Pianesani. Con tutte queste foglioline magiche. Però voglio andare a recuperare la recensione. Pensiamo a petali di rosa. Perché è già finito il momento magico, visto che la recensione non è che sia andata proprio benissimo, giusto Mario? Non mi sembra che ne abbiamo parlato proprio bene. Non lo bene, abbiamo bene. Esaltato, no, non è il gioco dell'anno. Guarda, guarda Mario, faccio il lettore medio di multiplayer, guarda. Apro, scrollo, non me ne frega un cazzo di tutto quello che hai scritto. E poi aspetta, è quello aspetta. Che fai anche te, giusto? Madonna quanto ha scritto questi qua. No, andiamo in fondo a 7,6.
no, una merda, basta, niente, non lo compro. Basta. Basta, niente. Non leggo neanche il me gusta e il fail, vaffanculo, niente, una merda. No, raccontateci, Simo e Mario, del perché di questo di questo 7.6. Allora, vi dico subito che è stata una piacevole avventura, perché comunque l'ho giocato con piacere e sono arrivato quasi a 40 ore, sicuramente lo platinerò forse questo weekend, quindi in ogni caso sarebbe stupido dire che è un brutto gioco, perché con un 7.6 non è che dici un brutto gioco, è un gioco che comunque si lascia giocare. Però non è quello che mi aspettavo, non è quello che mi aspettavo da Sucker Punch, soprattutto venendo da un'esperienza come quella di Infamous. Mi aspettavo un universo, un mondo, una Tsushima molto più popolata, più capace di rispondere all'effetto farfalla che avevamo visto in Infamous. Perché in Infamous, se io mi comportavo male, comunque le persone attorno a me reagivano in un modo tale da giustificare. Esattamente, il karma system. E invece in Ghost of Tsushima mi hanno raccontato per un sacco di tempo la possibilità di prendere la strada del samurai oppure la strada del ghost. Ma in realtà fare una delle due cose non influisce minimamente su quello che è il resto del gioco. E soprattutto non c'è uno skill tree dedicato a seconda di come ti stai comportando. Quindi le mie abilità, che io stia facendo lo stealth o che stia facendo l'assalto all'arma bianca, non cambiano, rimangono esattamente quelle. E soprattutto a lungo andare, siccome l'intelligenza dei nemici è molto molto basic, quasi non c'è, non esiste, viene vanificato lo stealth, che diventa una cosa molto ridondante. Quindi entri negli accampamenti, che poi sono tutti uguali, fatti i primi cinque, e vai un po' a docoglio coglio, tra cermottana, tutti arco, e via. Sì, esatto, hai il confronto iniziale che ti permette di farne fuori all'inizio tre, poi quando finisce il gioco sei. Quindi proprio sei strage. Tranquillissimo, sì, fai una strage, e poi quando sblocchi anche la furia dello spettro, premi le due levette in dentro, e le tre, R3, e vai a più non posso ad ammazzare chiunque. Quindi diciamo che è abbastanza, diventa a cosa è dovuto secondo stereo. Te? È una cosa che volevano aggiungere alla fine che non sono riusciti ad aggiungere, semplicemente se ne sono fregati e ti fanno giocare così alla strage dopo strage, chi se ne frega, eccetera? Penso abbiano voluto proprio inserire un gameplay molto facile per concentrarsi su quella che è la direzione artistica, perché comunque l'ambiente è molto bello, Tsushima, non posso dirti se è riprodotta fedelmente a com'era effettivamente nel 1200, però sicuramente è tangibile, è un bello scenario, si vive. E anche a livello narrativo, secondo me, non è tutto sbagliato. È vero che la trama è molto semplice, è telefonatissima, è scontata. Ci sono dei momenti che però ti fanno dire, interessante questa cosa, ci può stare messa giù così. Ha un finale molto bello, il finale comunque ti mette aperto. Di ansia. Aperto o chiuso? Diciamo che è aperto per darti la possibilità di fare l'endgame, ma non saprei dirti, ecco, diciamo che lascia aperti tanti spiragli. Hanno la possibilità di fare eventualmente un 2, così come hanno la possibilità di dire non vogliamo fare un 2. Non ho capito di vista, la versione PS5 se sarà tipo un remastered o non si sa nulla. Ancora. Però si sa che Ci sarà. Sicuramente, è sicuramente compatibile, poi non potenziamenti vari, soluzione frame rate, effettistica, non si sa nulla. Non sarà più vabbè, io non credo proprio che sarà un remaster, semplicemente attiveranno texture con più definizione. Magari sparano da risoluzione più alta, sbloccano frame rate. Cosa ne pensi, Tessimo? Ho visto la tua prima ora oggi, recuperata qui sul canale, se vi interessa vedere la prima ora di Ghost of Tsushima, è andata oggi da mezzogiorno all'una. Ne pensi te, Simo? Allora, ti dirò, per me, io ho giocato penso un 12-13 ore, sono abbastanza concorde con quello che ha detto Mario, considera che mi ero giocato un 6-7 ore prima di confrontarmi con lui, prima della recensione, eravamo praticamente d'accordo su quasi tutto. Guarda, il discorso dell'IA secondo me è un discorso a metà tra totale deficienza a livello di programmazione proprio della stessa e per me anche scelta di design, perché è, come dice Mario, è un gioco volutamente secondo me molto semplice e che per questo tende un po' a straniare. Per esempio l'IA non viene in verticale, se tu stai sopra un edificio passi da vedi magari un plotone che ti arriva, non vedono minimamente, non alzano mai lo sguardo, lo sguardo, comunque il cono visivo è veramente super orizzontale. E poi in più secondo me hanno il problema del cono visivo in generale, cioè gli passi accanto magari proprio accanto, cioè chiunque, anche un cieco, lo vede, e sta roba è veramente strana. C'è una roba come i livelli di Metal Gear Solid, ma non solo, hanno quel cono lì e basta. Non solo, hanno anche il problema, secondo me, del trenino quando combatti, che è una roba che c'era
fino a Unity in Assassin's Creed, per esempio, e proprio per, infatti proprio per le critiche avute l'hanno cambiata, e fa veramente strano vedere un'altra volta il trenino in Ghost of Tsushima. Sinceramente è una roba vecchia che poi è volutamente messo per evitare di impappinare il combat system, però è davvero una roba che quando la giochi dà veramente fastidio. Cioè, c'è un motivo per cui l'hanno uccisa quella roba lì negli anni di crescita del medium, capito? Quindi è una roba che mi ha molto stupito, vorrei sentire cosa ne pensate. Famitsu gli ha dato 40-40, 10-10. Chissà perché? Chissà. Solo perché è ambientato in Giappone? Cioè, no, è un gioco, secondo me, molto... Cioè, adesso Mario, io non penso di una bestemmia. State facendo un mega spoilerone del vostro intervento, tra l'altro, praticamente. Sì, sì, diremo un sacco di altre cose. Sì. No, non renderei così banale il fatto della valutazione di 40-40 di Famitsu. Non penso sia così sterile la loro motivazione. Penso che comunque sia un gameplay che a qualcuno può anche piacere, perché alla fine anche noi in Italia abbiamo avuto qualche 9, quindi qualche voto molto importante c'è stato. Io penso che dovevamo aspettarci qualcosina in più, sia per quello che ho detto prima, ossia del fatto che arrivavamo da un'esperienza di Infamous, quindi Sucker Punch non è una casa, non è una software house che ha fatto videogiochi dall'altro ieri, ecco, sono anni che fa qualcosa di interessante e di valido. Quindi mi aspettavo sicuramente qualcosa di più profondo e non mi aspettavo di rigiocare il primissimo Assassin's Creed, perché in molte cose è davvero il primissimo Assassin's Creed. Però magari c'è chi lo apprezza, perché dicevo comunque mi diverto a fare queste cose, non lo trovo eccessivamente difficile. Prima leggevo nei commenti qualcuno che diceva un gioco molto difficile, trovo veramente difficile complesso, esatto, è un gioco difficile perché lo si finisce senza troppi problemi. Muori solo se effettivamente non sai utilizzare la parata, ma una volta che hai padroneggiato la parata dopo perfetta, un'ora, la schivata, sì esatto, dopo un po' di ore sei veramente tranquillissimo. La parata perfetta ti permette anche di fare un contrattacco che praticamente ammazza sul colpo l'avversario. Esatto, e in più aggiungo anche che Ghost of Tsushima secondo me ha anche un po' ripreso quel solito discorso di differenza culturale tra noi italiani e la stampa estera, perché mi sembra un po' il caso Death Stranding, un po' al contrario, nel senso che si vede secondo me evidentemente che noi in Italia abbiamo dei gusti nettamente differenti rispetto per esempio a quelli americani per certi punti di vista. Vedi i loro voti che sono stati comunque particolarmente eccellenti. Parlavo anche con qualche collega che parlava appunto di come magari nel mercato americano si apprezzi di più quella formula tradizionale da open world, mentre invece noi magari la tendiamo a bocciare più facilmente. Vedremo anche come andrà sul pubblico. Esatto. Colgo l'occasione, mi è arrivato stamattina, mi è arrivato il press kit di proprio Ghost of Tsushima, quindi faccio questo unboxing live. Lo volevo fare in mail time, ma non so quando uscirà la prossima mail time, non ha alcun senso farlo tra un mese, quindi. Una cosa che mi ha stupito molto è questa qua, che fortuna che l'ho aperto, c'è una lettera di Sony dentro, non vi faccio leggere il resto che non serve, però mi sembra interessante la prima parte, che mi ricorda che non posso mostrare questa roba su Facebook e su Instagram, qui siamo su Twitch quindi lo posso fare, perché Sony c'è proprio specificato che Sony ha smesso anche di pubblicare su Facebook e Instagram. Per quale motivo? Perché Sony ha in corso una battaglia contro Facebook, ragazzi. Stop Hate for Profit si chiama. E non è l'unica, tra l'altro, Antonio. Ah, quindi hanno esteso anche Coca-Cola, Microsoft, Starbucks, Target, Unilever. Molto interessante questa roba. Vi leggo proprio il messaggio. A sostegno della campagna Stop Hate for Profit, Sony Interactive Entertainment ha sospeso a livello globale la propria attività su Facebook e Instagram, compresi pubblicità e contenuti organici, fino a fine luglio. Per questo motivo ti chiediamo la cortesia di non pubblicare le immagini del kit sui social citati. In caso tu voglia comunque postare una foto, potrai diffonderla su tutti gli altri canali, Twitch per esempio, YouTube anche, arriverà. Sosteniamo il lavoro o Twitter, sosteniamo il lavoro e il gioco insieme per il bene di tutti. Non so se dire brava Sony o no, perché è sempre difficile dire bravo in maniera etica a una corporazione. Perché Facebook, questa roba qua è una grattata al mignolo destro, ovviamente, nel senso che è ovvio. Fa 60 miliardi di utile, di cui le campagne di queste measure sono tipo, mi sembra di aver letto, 80-90 milioni, quindi fa proprio tipo un millesimo del loro incasso.
Però mi piace come segnale generale che magari insomma scatenerà qualcosa, no? Ma anche a livello solamente di DPR e non evidentemente non economico, lo ripeto. Non mi dispiace affatto questa mossa qua, perché è veramente ora che Facebook e compagnia prendono un qualche cazzo di posizione riguardo invece del... fare di continuo il democristiano ridicolo, veramente, veramente imbarazzante. Che tanto ciao, ma adesso ho capito perché non si può più streamare dalla Play su Facebook, che da un giorno all'altro non c'era più l'opzione. Ah, l'altro. No, è stata mesi e mesi fa, quello che non penso. No, sì, esatto. Comunque, dentro la scatola, vi faccio vedere al volo, faccio un unboxing al volo, dopo torniamo al solito. Scatola di, sembra legno, sembra anche fico. Sì, è legno, cazzo, figa. Molto figa. Ghost of Tsushima, così. Oppure The Last of Us, la scatola era fighissima. Smettila di spoilerare, cazzo. Cioè, dicendo così mi hai già detto che c'è una maglietta di merda e basta. Questa è tutta roba che frego Antonio quando salgo ovviamente a Ravenna, mi sembra. Sì, sì, no, te la metto da parte, Simo. E poi... proprio. Come si apre? Aiuto. Eccola la scatola. Ah, ok, è stronzo perché si apre così. Ok. Aiuto, sì. Ci sono i petali. È difficile capirlo. Wow. I petali cadono. E dentro uno zainetto. E c'è una copia del gioco almeno, me lo devo comprare, puttana Eva. Questo bellissimo. Finalmente a scrocco. E poi nient'altro. Molto bene. La maglietta. E il gioco? Non c'è, molto bene. Ecco fatto. Va bene, grazie Sony. Tra l'altro Antonio, c'è Mario che deve andare via, che è un'altra colpa. Detto, quindi... Ciao Mario, ci vediamo dopo. Ciao Mario, grazie mille. Grazie a voi, Mario. Ci vediamo con Mario, ciao, Mario. Grazie. E allora, abbiamo già fatto questa, molto bene. Adesso ho petali di rosa finti in tutto lo studio. È molto bello. Ma non c'è veramente il gioco? C'è il gioco. Ma nei preskit di Sony non c'è quasi mai il gioco. Nei preskit non c'è, ti senti che prima con l'ufficio stampa. Sulla gabbella lo danno, Antonio, mi dispiace, suca proprio. Gabriella deve smettere, adesso scrivo Sony. ma Gabriella per Gabriella, mica per Lega Nerd. Per Gabriella per Gabriella. Lunedì mai... Ghost of Tsushima su Gabriella, twitch.tv/GabrielCruari. Guardatevelo sempre. Di Gabriella. Adesso scrivo ad Alessio e gli dico: guarda, Gabriella, mi fai il piacere personale di continuare a mandare le cose, però gli mandi delle scatole vuote ogni volta. Gli dico, guarda, se vuoi continuare a lavorare con noi, non è vero. Sì, no, perché è il mio potere fare questa cosa, quindi no. Ma non è che me lo mai fatti. Il gioco l'ha giocato Mario per Lega Nerd. Gabriella l'ha giocato Simone per Lega Nerd. Simone per Lega Nerd, pure della Stovasa. Avevamo due copie, una di Gabriella e una di Simone. Alessio di Sony, se mi stai guardando, prendi la scatola, cagaci dentro e mandala a Gabriella ogni volta. Non è vero, Alessio e Alfredo mi vogliono un sacco di bene, dai. Quindi come Amber Heard e Johnny Depp, uguale. Cioè, Gabriella è... è Amber, è la pazza, Gabriella è la pazza. Mi Amber Heard, ci sta, dai. Te la facevi con Elon Musk, brava. Proprio il mio tipo, poi lui, guarda. Con Elon Musk e Cara della Vigna, già lei un popino di più. Allora, poi ho una scaletta anche oggi, incredibilmente. Stavamo facendo tutta a cazzo di cane. No, assolutamente. Allora, volevo far vedere una roba. Allora, finito questa parte qua, volevo far vedere una roba sul sito. Mi sembra interessante. Non ci guardiamo mai, però su questo sito che si chiama Lega Nerd c'è anche una classifica che vi mostra. Lo stiamo guardando? No, non lo stiamo guardando. No, non lo stiamo guardando. Adesso lo stiamo guardando. Che vi mostra gli articoli più condivisi, commentati e likeati. Vi piace likeati? Potrebbero uccidere per aver detto likeati. Dovrebbero esserci... Ciao, Brusca.
potrebbero esserci dei... Attento, cade il lampadario, quello di Vittorio. Esatto. più piaciuti di Lega Nerd, no? Sui diversi social. E il più likeato dell'ultima settimana è questo qui su Google Street View. Che mappe sentieri di montagna lo faccio vedere perché vi voglio raccontare un paio di cose che magari non sapevate. La prima è che pochi sanno che il primo ad aver fatto questa roba qua è Fabio Zaffagnini, che è l'inventore di Rocking 1000. Prima di fare quello, Fabio è venuto anche qui, non qui, ma nella precedente redazione di Lega Nerd, l'ho anche intervistato perché è di Cesena, è un romagnolo Fabio, è uno di noi, e io l'ho intervistato per Rocking 1000, ma quando è venuto per l'intervista mi ha raccontato anche, che io non lo sapevo, che prima aveva fatto un altro progetto che si chiamava Trail Me Up, ed era esattamente sta roba qua, cioè il mettersi, aveva costruito questo zaino con 6 GoPro e... faceva le foto mentre facevano le escursioni in giro per i sentieri di montagna. Questo tra il 2012 e il 2014, lanciato nel 2014, inventato nel 2012. Mi raccontò che Google lo contattò per comprare tutto, però mi disse che non hanno trovato un accordo, e mi spiace molto per Fabio, perché poi Google ovviamente se ne è sbattuto le palle, gliel'ha fatto in faccia e gli ha distrutto il progetto, tant'è vero che adesso addirittura in Italia Google Street View, fatto in collaborazione con Lega Ambiente, con dei volontari che girano con questi zaini. Però una roba che mi ha fatto morire da ridere, che c'è in fondo alla news, è questo qua, e dice dov'è che... A Lega Ambiente, senti questa, a Lega Ambiente è stato dato il vecchio modello del tracker, ne esiste anche una versione più compatta e meno pesante. Allora io mi chiedo, ma perché gli avete dato questa roba gigante, super pesante? Cioè, non lo so, mi ha fatto ridere questa cosa, vi ho voluto raccontare questa qui. Tra l'altro, voglio dire, basta, perché guarda che fatica. Guardalo, cioè guarda, non è uno scherzo fare trekking con sta roba. Con cioè, quella roba là. Capisci? Roba è, guarda che roba è. Next level trekking. Mi ha fatto molto ridere. Infatti. Sta cosa. Vabbè, comunque. Ecco qual è il robot umanoide. È lui. È proprio lui. Adesso poi glielo chiediamo a Daniele se può mandare un robot volante sui sentieri. Umanoide. Sì, per togliere la fatica sui poveri cristi che... Sottoscritto a livello di Death Stranding, esatto. E comunque il progetto di Fabio Zaffagnini, trailmeup.com esiste ancora, però mi piace dirlo Fabio, ma è molto meglio lo Street View di Google, dovevi vendere nel 2014, mi spiace dirlo. Comunque, a parte questo, quindi andiamo avanti, così ho voluto rompere il cazzo a Zaffagnini, che spero mi guarderà. Vediamo la mia scaletta fantastica, che altro dicevo. C'è un paio di clip. Un paio di clip da ieri che mi hanno fatto molto ridere, le riguardavo questa mattina, ce le riguardiamo insieme. Ci sono anche un paio di news di cinema, secondo me interessanti. Ah, okay. Chiedere, infatti, questa cos'è? Ah, stupidera quotidiana, vediamo com'era la stupidera. Gabri, spiegami la maglietta. Gabri, spiegami la maglietta. Abbassati per favore un pochettino, non così. Castrati la testa. Beh, guarda come siamo furbi. Io non avevo capito. Non commentiamo. Beh, questo mi ha fatto molto ridere rivederlo. E poi si sentiva l'audio, vero? Ne ho anche un'altra, non mi ricordo più cos'è. Ah sì, anche questa fa molto. Così. Ma sono già live? Ma chi mi ha messo in live?
Ma Antonio, Antonio, sei una bruttissima persona. Se hai fatto questa cosa, sei veramente... Ma nemmeno il tempo, ma mi fate respirare oggi. Ah, mannaggia a voi, bello. Quanto mi sono trattenuta quel mannaggia a voi, solo perché c'erano Mali e Guido e non volevo fare brutta figura più di quella che già stavo facendo. Ci sono altri clip, in realtà, però no. Mannaggina. Mi dicevi tu che su leganerd.com ci sono articoli interessanti di entertainment oggi? Andiamo, ci sono un paio di news interessanti. Una, secondo me, vabbè, conferma che Dune lo stanno, hanno riaperto ufficialmente i set e stanno facendo alcuni reshoot. L'ha confermato Rebecca Ferguson. So che uno dei 1000 attori che fanno parte di questo Dune di Denis Villeneuve, che vi ricordo che dovrebbe uscire a novembre, ma non siamo più così tanto sicuri, tra l'altro. E poi un'altra cosa, guarda lì, ecco appunto, questo è quello di Dune, quindi faranno queste riprese aggiuntive, e ufficiale la roba. Ok. Sono nuovamente sul set, quindi chissà effettivamente adesso tra le tante cose. E che Tenet, a quanto pare, perché sapete, Tenet è ancora confermato in America il 12 agosto, però non è così sicuro, in quanto i cinema probabilmente per il 12 agosto non sono aperti. Warner sta cercando di pressare Nolan dicendogli fallo uscire nel resto del mondo, perché per esempio in Europa, tipo in Italia, ma non solo, i cinema sono già aperti, i film possono andare in sala. Usciamo in Europa e poi usciamo in America. Nolan, storia infinita comunque sta qua di esatto, tempo. Nolan piuttosto non esce proprio che uscire prima in Europa e poi in America. Ma già l'ha detto? O l'ha, l'ha proprio detto, no, non è che la, non è, ora ha detto che non è convinto, non è sicuro di questa cosa e vuole, più che altro penso che stia aspettando se effettivamente il 12 agosto i cinema saranno ancora chiusi oppure no in America, perché il problema è che i cinema non sono aperti e il 12 agosto non è così lontano, ragazzi, vi vorrei dire. Qua roba qua è vera, Gabri, secondo un recente studio, per arrivare al pareggio con i costi di produzione e la spesa dovrebbe incassare 800 milioni e la Madonna, è un botto 800 milioni tra la spesa di marketing. È una follia, dai, ragazzi. E che, quanto è Endgame? Quanto potrebbe essere costato Endgame? Quanto è Endgame? L'entrata, perché c'è anche una fonte. Siamo sempre noi. Ecco quanto dovrà incassare il film. Sarà giù la fonte? Cazzo, allora, che non lo mandano in streaming. IndieWire. Beh, IndieWire però che lo dice. Allora, intanto, chiaramente, come sempre, dovete ricordarvi che 800 milioni è l'incasso, ma il loro guadagno è la metà, perché il cinema, certo, giustamente qualcosa devono, cioè, guadagnare. Il loro share, sì. Quindi 400 milioni già è più sensato come spesa di produzione e marketing, effettivamente. No, 400 milioni di produzione effettiva, mentre il resto per il marketing, tanto... Ah, addirittura? Non avevo finito. 400 milioni per la produzione. 400 milioni... Fatto? 400 milioni per un film che apparentemente così non è questo punto, è minimo il mezzo, che cazzo è? No, ma non può mai nella vita incasserà. Allora, già sarei stata scettica in un periodo normale, ma in un periodo come questo mai incasserà una cifra del genere, cioè è anche solo folle sperarci. Sì, 400 milioni tra produzione e marketing, dice IndieWire. Incredibile. Vabbè, folle, pazzesco. Ah, 800 milioni con lo share da dare. Allora, sì, sì, è quello che dicevo prima. 800 milioni è l'incasso. Vuol dire, è la somma dell'incasso al cinema. Però non è che il biglietto del cinema se lo prendono tutti quanti i produttori, ovviamente. Più o meno se ne prende la metà. Quindi di quegli 800 milioni di incasso al cinema, 400 vanno alla produzione. E sembra che appunto tra produzione e marketing, quindi tra costo vivo di fare il film e di produzione, abbiano speso 400 milioni, che comunque è una cifra altissima, è folle. È una cifra altissima. Ma poi di marketing, cioè, anche marketing, ma quindi proprio chissà tutta anche la questione Fortnite, quanto gli è costata. Guarda, realmente qui per esempio Interstellar, l'ultimo film di Nolan, ha incassato 678 milioni, quindi far diviso 2 e comunque non è certo 800, ed era Interstellar.
Tenet col cast che va in pari. Vabbè, con questo periodo, con questo periodo è impossibile. È impossibile, non andrà mai in pari. Mai. È dura, sì. Mi dispiace per Warner Bros. Pattinson con quell'altro mezzo sconosciuto. Mezzo sconosciuto fino a un certo punto, però, sì. E c'era altro, Gabri, da noi? Di so che è uscito il teaser della serie TV di Chucky, non sapevo nemmeno che alla fine l'avessero fatta questa serie TV, pensate un po', e roba molto molto in sordina, no? Le solite cose, poi i set stanno, alcuni set sono riaperti, tutti i set non in America, tra l'altro, ovviamente. Ah, questo è molto interessante, sì, molto molto interessante. Questo è il nostro Giacomo, che in realtà ci spiega un po' il mondo degli hacker e partendo appunto dall'universo di Watch Dogs Legion, alla fine ipotizza come sarebbe un mondo in mano agli hacker praticamente. Ed è un bel escurso sul mondo della sicurezza, sicurezza tecnologica, rete, non ma male, molto molto attuale, bello. Attuale visto l'attacco mega a Twitter. Su Twitter, incredibile. Esatto, assolutamente, molto molto attuale, è vero Esatto. Scusate, voi che siete più esperti di anime, non c'entro un cazzo e non so se ne avete parlato, ma ne avete parlato di The God of High School? Ho visto che hai postato ieri quella roba, io non lo conoscevo minimamente, però non guardo anime ogni mezz'ora praticamente, per cui è un po' difficile stare dietro. Tra l'altro quella, se non ricordo male, Robby, è una roba che è uscita su Crunchyroll, vero? Crunchyroll. Esatto, esattamente. Per cui noi in Italia è roba... Ma non ce l'abbiamo noi di Crunchyroll. Nicchia o non distribuire. No, ma tu hai visto la prima puntata o hai visto solamente il trailer? No, io ho visto un video e... Vabbè che io non sono un appassionato di anime, tantomeno un esperto, per cui non so se gli anime degli ultimi anni siano quella roba lì. Sono abbastanza così. Non mi ha incredibilmente stupito, sicuramente con quel trailer era una bellissima regia. Non so però com'è effettivamente l'anime, magari è un mega capolavoro come speriamo tutti, però potrebbe essere anche una mega cagata, Robby, eh? Ricordo. No, beh, mi basta quella scena lì, sono già bello che a posto. Te sei già a posto con quel trailer, sì, a posto. Sì. Venduto. E poi oggi in cover invece, tanto siamo in chiusura, in cover abbiamo un bel pezzo di Walter Ferri della redazione Tecnologia, che ci racconta come TikTok sta uscendo da Hong Kong per non dover dare i dati degli utenti alla Cina e di come questa mossa anticipi un po' quello che succederà nei prossimi anni. Sarà un bel casino perché il mercato cinese fino ad ora è stato, diciamo, approcciato dalle big del mercato tecnologico, diciamo, aggirando un po' le regole strette della Cina, passando da Hong Kong, che aveva un regolamento speciale economico, eccetera. Sapete, se non lo sapete, ve lo dico io, che per aprire una qualunque tipo di attività legata al tech, quindi, non so, un social network, una qualunque roba, in Cina, è necessario avere i server in Cina e condividere i dati con lo Stato cinese, cioè follia proprio termonucleare, capito? E per cui è chiaro che non è facile e finora molte di queste società avevano ovviato mettendo i server a Hong Kong perché si riusciva appunto a sviare questa roba qua, eccetera. E adesso però che Hong Kong, come sappiamo, se non lo sapete sappiatelo, è cambiato tutto ed è 20 anni prima del previsto ormai diventato parte dello Stato cinese a tutti gli effetti grazie all'ultima legge approvata. Sono cazzi e vedremo che cosa succederà. Quindi Walter ha fatto questo bel pezzo, TikTok abbandona Hong Kong, antefatto alla globalizzazione 4.0, è in cover oggi su Lega Nerd, ve ne consiglio la lettura. Mi dicono che tu sei molto sulla Cina perché volevi aprire Lega Nerd in Cina, è vero? Leader cinese. Io non mi ricordo quanti utenti registrati ho su Lega Nerd, ma diverse centinaia di migliaia, no, non sto scherzando, tipo 300.000, e penso proprio che me li venderò al governo cinese, anzi lo farò al più presto. Anzi, guarda, vado a vedere. Oggi, sai cosa? È che non avevi ancora parlato di soldi, almeno ci avevamo dato... Esatto, allora guarda, adesso... Vuoi fare i soldi o no? Money utenti, adesso ve lo condivido anche, abbiamo registrati, aspetta, faccio uno zoom per evitare di mostrare altro,
Eccoci qua. Abbiamo registrati 274.000 utenti su Lega Nerd. E quindi Zhang Yu, call me. I've got the users. Un sacco di Italians con il culo aperto. Io sono pronto a vendere. Vendo tutto. Molto bene, molto bene, molto divertente, very fun. Ok, a parte questo, direi che siamo arrivati in fondo, 15:47 vedo, stacco anche un pochino prima perché ho un panel subito dopo, alle 4, rimanete Bravo. Con noi, parliamo di Super Tech con i miei ospiti dalle 16:00 in poi, grazie ai miei ospiti di oggi, grazie Robby, grazie Simo, grazie Silvia, grazie Ciao a tutti, anche. A dopo. A Mario che è stato con noi per poco e ciao a tutti. Ciao. Dai, ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Lascio sempre solamente Gabriella perché mi piace esatto, questo momento. Esatto, questo momento di intimità, vero? È questo molto momento intimo finale. Io non so mai come girarmi, così, molto bene. È così. Simo, chiudi questa roba penosa. Chiudi tu, Simo. Dissi. E rimasero così. Simo.
We'll be right back.
We'll be right back.